Thank you.
Oh.
Lettura del Libro della Sapienza. Il Signore mi possedette dal principio delle sue azioni, prima delle sue opere e fin da allora. Fui stabilita dall'eternità e fin dalle origini, prima che fosse fatta la terra. Non erano ancora gli abissi, e io ero già concepita. Non scaturivano ancora le fonti delle acque. I monti non posavano ancora nella loro grave luna. Io ero generata prima che le colline. Non era ancora fatta la terra, né i fiumi, né i cardini del mondo. Quando preparava i cieli, io ero presente. Quando cingeva con la volta gli abissi, quando in alto dava consistenza alle nubi e in basso dava forza alle sorgenti delle acque, quando fissava i confini dei mari e stabiliva che le acque non superassero i loro limiti, quando gettava le fondamenta della terra, ero con lui e mi dilettavo ogni giorno e mi ricreavo in sua presenza e mi ricreavo nell'universo. E le mie delizie sono lo stare con i figli degli uomini. Dunque, o figli, ascoltatemi. Beati quelli che battono le mie vie. Udite l'insegnamento, siate saggi e non rigettatelo. Beato l'uomo che mi ascolta e veglia ogni giorno all'ingresso della mia casa e sta attento sul limitare della mia porta. Chi troverà me, troverà la vita e riceverà la salvezza dal Signore. Seguito del Santo Vangelo secondo Luca. In quel tempo fu mandato da Dio l'angelo Gabriele in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine sposata ad un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Ed entrato da lei, l'angelo disse: Ave, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Sia lodato Gesù Cristo. La Santa Madre Chiesa oggi festeggia l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Perché è importante ricordare l'Immacolata Concezione? Perché la storia umana è caratterizzata dalla storia di peccato. Il peccato è una dimensione che accompagna tutti gli uomini. Però non c'è solo la storia di peccato, esiste anche una storia di grazia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Maria piena di grazia. E questa storia di grazia fa sì che noi diamo un tono di gioia a questo momento che è il tempo di avvento, il tempo di penitenza. Invece gaudens gaudevo, è questa gioisco, gioirò gioendo, sono contento. Perché? Perché siamo contenti e gioiamo? Dobbiamo vivere questa gioia. Perché c'è una creatura che è esente, che è immune dal peccato e dalle sue nefaste conseguenze. Questa creatura è la Vergine. Ecco la storia di grazia. Come una donna, Eva, ha detto di no a Dio e con lei suo marito Adamo e quindi poi tutti gli uomini, così una donna, Maria, ha detto di sì al Signore. E questo è proprio perché lei è stata concepita senza peccato originale. Il peccato originale che cosa fa? Il peccato originale che ci viene cancellato nel battesimo, con il battesimo ci viene cancellato il peccato originale, lascia delle conseguenze. Questa conseguenza più grave è la concupiscenza. La concupiscenza è l'inclinazione a cadere, l'inclinazione a fare il male. Se c'è qualcosa di sbagliato, noi purtroppo lo facciamo. Come dice il beato apostolo Paolo,
compio il male che non voglio compiere. Questo proprio perché anche lui era soggetto al peccato originale. Il peccato originale ci lascia questa tendenza, la concupiscenza ci inclina a cadere. È un po' come, possiamo dire, una buccia di banana, qualcosa di scivoloso, un ghiaccio di questi giorni, che ci fa cadere, ci fa scivolare e ci fa entrare in quella pericolosa palude che è il peccato che porta a morte. Però c'è una tota pulcra, una persona tutta bella, senza questa macchia. E questa persona è Maria. Ed ecco allora l'altra storia che si affianca e supera in maniera indicibile la storia del peccato, è la storia della grazia. Dio che si rivela all'umanità, che si rivela a noi uomini, vuole essere nostro amico e alleato, sceglie delle persone nella storia della salvezza. Sceglie Abramo, sceglie Isacco, Giacobbe, Mosè, ma questo non era sufficiente, perché quella è la scelta di un popolo soltanto, che, ahimè, ha un grosso difetto, quello di non accogliere il Figlio di Dio, il Messia, almeno la gran parte di loro. Ed ecco allora la scelta di una persona, sceglie Maria, Maria tutta bella, tutta pura, senza il peccato originale e senza le sue nefaste conseguenze. Ed ecco allora che Maria può dire sì. Quella grazia che Eva ci ha tolto ci viene ridonata, ci viene restituita con il sì di Maria. Ed ecco allora il grandissimo disegno di salvezza di Dio. Il disegno di salvezza è questo. Noi siamo chiamati a diventare figli di Dio, non per natura, quello è soltanto Gesù Cristo, ma per grazia, per grazia. E questo segno della grazia è tangibile in una persona speciale, la Vergine Maria. Allora ci dobbiamo affidare a lei, dobbiamo affidarci a lei che ci aiuti, ci accompagni nel cammino della nostra vita e ci aiuti a rialzarci dal peccato. E noi abbiamo uno strumento bellissimo, uno strumento che la Chiesa ha con grande sapienza sempre amministrato nella storia, è il sacramento della penitenza, la confessione. La confessione è ciò che ci aiuta a recuperare quella grazia che noi perdiamo. Noi ovviamente non siamo neanche minimamente simili alla Vergine Maria. Noi abbiamo il peccato e le sue conseguenze, però abbiamo quest'ancora di salvezza, che è il sacramento della penitenza, per recuperare con la confessione la grazia, cioè la vita di Dio in noi, la sua, possiamo dire in termini più semplici, più umano, la sua amicizia. Ecco, allora chiediamo al Signore e alla Vergine Maria la possibilità di camminare nella sua grazia, di vivere in grazia di Dio e di lottare sempre contro quel nemico che la Vergine schiaccia. Maria schiaccia la testa al serpente, schiaccia la testa al demonio, a colui che tentò i nostri progenitori. Colui che tentò i nostri progenitori non riuscì ad avere la meglio su Maria. La Madonna schiaccia il capo, gli schiaccia la testa di Satana. Schiaccia con i suoi piedi, perché la nostra Madre Celeste ci aiuta e ci protegge. Allora a Maria ci affidiamo per lottare sempre contro lo spirito del male e vivere nella grazia del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Thank you.
secula seculorum. Yeah.
ecce agnus Dei, ecce peccatoris peccata mundi, ut nomen sui justificatus et perpetuus et ad aeternam et ad aeternam et ad aeternam et Amen.
A te pervenire concetas, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Son belle.